Andiamo a fare un po' il punto sull'S&P 500 e sui migliori settori del momento, un punto che facciamo ogni mese con Sergio Piovini e che può dare delle indicazioni importanti su quali settori possono dare opportunità anche in una fase di mercato un po', io lo chiamo ballerino, ma insomma si potrebbero usare altri aggettivi. Sicuramente è un mercato che sta aspettando ancora risposte, che aspetta ancora per dare una direzione precisa, ma ancor di più gli investitori hanno bisogno di sapere come muoversi. Allora, per questo mese cosa viene messo in evidenza, Sergio? Sì, allora andiamo a vedere quello che ci dice una nostra rielaborazione dei sottosettori che compongono lo Standard Poor's 500. Sono 11 ed abbiamo in testa, fra i primi settori, ormai da parecchi mesi, energia e utilities, quindi servizi di pubblica utilità. Li abbiamo in testa con un ranking che li vede quindi appaiati da parecchi mesi, salgono i beni di prima necessità, l'immobiliare rimane abbastanza stabile sulla quarta posizione, tendono a scendere un po' il settore della salute, le materie prime, ritorna un pochino verso l'alto l'industria, ma sempre verso la parte bassa, e come vediamo qui la tecnologia ritorna verso i bassi fondi di questa classifica, quindi ritorna indietro e questo si spiega anche la forte discesa che abbiamo visto in aprile dell'indice Nasdaq. Ritornano un pochino verso l'alto, ma sempre nella parte bassa delle classifiche dei beni mutuari, finanza e d'ultima settore telecomunicazione, che compone quella classifica ormai da parecchio tempo e verso la fase finale. Quindi abbiamo questa classifica che va a fotografare attualmente quelli che sono i settori migliori o perlomeno più resistenti in questa fase di ribasso che abbiamo visto nel mese di aprile per quanto riguarda i mercati. Quindi all'interno dell'indice Standard Poor's 500 ci sono alcuni settori che stanno sotto, sicuramente sottoperformando l'indice, degli altri comunque più resistenti e migliori, e si riconferma ancora una volta energia in testa alla classifica di questo settore, quindi petroliferi oppure i servizi di pubblica utilità, di cui andrei a vedere un titolo, Emanuela. Appunto, infatti ti stavo proprio dicendo quale titolo vorresti segnalarci per questo mese, per il focus di questo mese. Sì, allora lo andiamo a prendere nel secondo settore migliore degli Stati Uniti, quindi fra gli utilities e servizi di pubblica utilità, andiamo a vedere un titolo. Sì. Allora, arrivo, ecco, cambiamo il piano di lavoro. Andiamo a vedere il titolo. Si chiama Southern Company. È un titolo, è in pratica, per capirsi, la Enel americana, uno dei più grandi titoli e aziende americane produttrici che genera e distribuisce elettricità negli Stati Uniti. Cosa abbiamo nel grafico? Come vedete, abbiamo comunque un grafico che è a rialzo, siamo vicinissimi ai massimi storici. L'ultimo periodo sul titolo l'ha portato veramente fortemente a rialzo. Lo segnalo, non lo comprerei proprio comunque a questi prezzi perché ha fatto una salita molto importante. Come vedete, dall'altra parte gli indici sono scesi, Standard Poor's 500 e Nasdaq, invece questi titoli rimangono ancora incollati verso l'alto. Proverei a aspettare qualche giornata di storno e andrei a coglierlo verso area 70 dollari, quindi io farei un po' questa operazione. Dopodiché, chi vorrà farla a livello esclusivamente di trading, quindi con ottica più ristretta, metterei uno stop in area 69,77. Per chi invece vorrà tenere il titolo, potrà sicuramente mantenerlo per un periodo medio-lungo, ma con uno stop loss più in basso, direi poco sopra area 61,77 dollari. Arrotondiamo area 62. Quindi possiamo sicuramente fare questo tipo di ragionamento sul titolo. Quindi ripeto, per trading area 69,77, 70 dollari arrotondato. Per mantenimento di stile investing, quindi con investimento di più lungo periodo, terrei buona come area di stop loss area 62 dollari, 61,77, 62 dollari arrotondato. Questo è uno dei migliori titoli attualmente per quanto riguarda il settore e direi anche dello Standard Poor's 500 in questa fase di mercato. Quindi
Southern Company, The Southern Company. Lei è l'Enel, in pratica, per capirsi, americana, ed è uno dei migliori titoli, sta andando meno di, meglio di tantissimi titoli tecnologici, ovviamente più gettonati, che sentiamo nominare. Ok, chiarissimo. E allora, questo insomma è importante, al di là di aver fatto il punto sui migliori settori del momento, anche dare un'indicazione effettivamente più pratica su quale titolo può dare spunti interessanti. Benissimo.